Prima di montare l'elica di nuovo, mettete un po' di grasso, un pelino. Interna al centro e dobbiamo darci 150 newton. Io mi sono preparato una chiave apposta per mettergli la chiave dinamometrica, però di solito questo perno si stringe, diciamo così, a mano. Non c'è proprio un vero e proprio criterio. Perché tra l'altro la chiave originale non ha il posto per la dinamometrica. Bene, 150 newton, 150. Io mi sono fatto nella chiave l'inserto per mettere la chiave dinamometrica. Fatto questo, mettiamo l'altra. Mettiamo l'ogiva e prendiamo la 27. Passiamo a 100 newton. Questo perno finale lo facciamo 50 newton. Lavoro finito.